Buongiorno a tutti amici sportivi, bentrovati. Eccoci qua in diretta in questo punto del venerdì che oggi cambia assolutamente prospettiva, cambia un po' dinamica nel suo interno. Solitamente noi ci occupiamo di argomenti legati alla nostra preparazione, al periodo in cui siamo, verso quello cui dobbiamo andare. Oggi invece ci preoccupiamo di parlare di un argomento veramente molto caro a noi ciclisti. Prima di tutto, intanto, saluto Simone. Ciao, ciao Simo. Ciao, ciao Pezzo. Benvenuto. Grazie dell'invito. E grazie per averlo accettato. Oggi insieme a Simone, che si occupa di viaggi, si occupa di viaggi sportivi, dove è fortemente specializzato, oggi parleremo di uno degli argomenti più interessanti e a noi cari, a noi ciclisti. Finalmente, dopo un periodo piuttosto impegnativo, quale quello che è stato legato alle restrizioni, a tutto quello che sappiamo bene essere stato in passato un momento estremamente negativo e che ci ha privato di tante cose di cui eravamo fieri di poterle ovviamente fare tutti quanti insieme, finalmente un po' per volta si ricomincia a riprendere in mano la normalità. E questo è un segnale, è un primo segnale che ci permette ovviamente di tornare un attimino alla regolarità della nostra vita. Abbiamo fatto in passato un'esperienza davvero molto forte con gli amici del metodo Pit Cycling Program. Abbiamo organizzato una vera e propria vacanza in bicicletta, esattamente come se fossimo dei professionisti al 100%, perché questa vacanza è assolutamente dedicata al 100% ad una attività ciclistica proprio come se dovessimo realmente fare i professionisti. Quindi il nostro impegno è puramente, solo ed esclusivamente quello di preoccuparci di essere nelle migliori condizioni quando si esce in bicicletta. Per arrivare a tutto questo ci siamo organizzati, ci siamo strutturati, abbiamo chiesto in loco delle strutture che ci potessero assistere in queste nostre esigenze, proprio perché siamo in un paese straniero, non ci sono le stesse abitudini che noi abbiamo in Italia. Quando facciamo le nostre uscite in bicicletta è molto facile trovare il bar, il meccanico, trovare un punto di assistenza, un punto di soccorso, perché un po' in tutte le nostre località italiane qualche riferimento ce l'abbiamo. Non è così nel luogo dove andremo a fare questa vacanza, vacanza che ci permette di avere un clima estremamente favorevole, perché siamo alle Gran Canaria, dove notoriamente sono etichettate come la zona dell'eterna. Dove si va a svernare? Dove si va a svernare? Dell'eterna primavera. C'è una temperatura sempre fra i 24 e i 30 gradi e questo ci consente di poter andare anche nella stagione più fredda in bicicletta e prepararsi per la nostra primavera. Esattamente. Faccio una breve introduzione, Simo, e poi dopo ti lascio la parola per tutti i dettagli, perché certo, sono davvero molto importanti conoscerli e sapere appunto come ci muoveremo per garantirvi il miglior soggiorno possibile, il più sereno possibile. Noi la prospettiva che cerchiamo di creare è quella di fornirvi una vacanza in cui dobbiate solo ed esclusivamente preoccuparvi di come gestire la vostra uscita in bicicletta dal punto di vista fisico e del divertimento. A tutto il resto non deve corrispondere nessun altro problema. Per questo negli anni ci siamo attrezzati per garantire una sicurezza, anzi tutto lungo il percorso, e soprattutto anche, perdonate, un'assistenza riguardo a degli eventuali problemi meccanici. Se dovesse capitare qualcosa, noi in Italia abbiamo sempre un po' un punto di riferimento, qualcosa, qualcuno che ci possa venire a prendere. Se pensate che questo sia fattibile alle Canarie, non è proprio così, perché se ci si sposta verso l'interno, si fanno quel centinaio di chilometri all'interno, si troverà un bar probabilmente ogni
50 chilometri. Non sempre questo bar è aperto, quindi sia per quanto riguarda i rifornimenti idrici o alimentari, per quanto riguarda appunto l'assistenza meccanica, diventa veramente un problema. A fronte di questa eventuale problematica e per garantire il massimo della fruibilità della vacanza, ci siamo corredati di un'ammiraglia che ci assisterà per tutto il periodo, a partire dal mattino. Concorderemo poi insieme gli orari di partenza, molto agevoli, molto facili, e dopodiché avremo appunto questa nostra ammiraglia al seguito, che ci fornirà bevande, alimenti, tutto quello che può essere un'assistenza meccanica in caso non soltanto di foratura, ma anche di problemi su raggi, catene e quant'altro. Abbiamo un'officina mobile a nostra disposizione. Quindi questa, diciamo, che è fondamentalmente la struttura verso la quale abbiamo indirizzato la nostra proposta. Nel dettaglio, Simone, visto e considerato che le cose sono un po' cambiate in questi tempi qua, qualcosina è cambiata, adesso per darti un attimino la parola, vi lascio con Simone, che vi darà tutte quelle che sono gli accorgimenti e i dettagli di questo viaggio che abbiamo previsto partendo dalle date del soggiorno. A te la parola, Simone. Perfetto, grazie mille Pit. Innanzitutto volevo ribadire il mio infinito ringraziamento per avermi anche quest'anno coinvolto nell'organizzazione di questa splendida esperienza. Squadra vincente non si cambia. Beh, esatto, la penso uguale anch'io. Siamo quindi al terzo appuntamento. L'anno scorso ci siamo presi una piccola pausa, ne avremmo fatto volentieri a meno, ma così è stato. Ma siamo carichi per ripartire con la Training Week del 2022. Ribadita quindi la meta, per le caratteristiche che spiegava prima Fabrizio, soprattutto legate al clima, alla possibilità di abbinare un po' di relax balneare, piscina, alle grandi uscite in bicicletta con percorsi impegnativi, ma di questo ovviamente sei tu il maestro. Quindi meta Gran Canaria, periodo identificato, partenza sabato 19 febbraio 2022 con rientro sabato successivo 26 febbraio. A me il compito adesso di entrare un po' nei dettagli tecnici ed operativi della vacanza, che prevede la partenza dall'aeroporto di Bergamo. Faccio un inciso: purtroppo, a seguito di quanto accaduto nel corso del 2020-2021, molte compagnie hanno limitato l'operatività dei voli, in alcuni casi non operano più sulla destinazione, quindi la scelta del volo ideale è stata molto più limitata e direi quasi obbligata, per cui partenza dall'aeroporto di Bergamo. Il giorno di partenza, come dicevamo prima, è il sabato, quindi permette di non spezzare la settimana, e viceversa rientro il sabato successivo permette anche di avere la domenica per riprendersi un minimo prima di ripartire alla grande il lunedì, carichi da una settimana di sole e bicicletta. Mi permetto di aggiungere che tutti questi dettagli, guardate ragazzi, che sono la conseguenza di ragionamenti che abbiamo fatto sulla base dell'esperienza delle edizioni precedenti. Assolutamente, assolutamente, cercando ulteriormente di ottimizzare il tutto, di fare un ulteriore upgrade al fine di realizzare al meglio questa settimana di bicicletta e mare. Partenza da Bergamo il sabato mattina, il volo è previsto il decollo alle 7, ok, ci sarà l'alzataccia, molti di voi, come è successo già nel 2020, magari dovranno recarsi a Bergamo la sera prima e dormire in uno dei diversi hotel vicini all'aeroporto. Questo però permetterà alle ore 10:30 locali di essere già a Gran Canaria. Atterrati a Gran Canaria ci sarà l'autobus riservato che si occuperà del trasferimento verso la località di Maspalomas, che dista all'incirca 30-35 km, per arrivare finalmente in hotel.
con questo orario di arrivo a Gran Canaria ci sarà già la possibilità nel pomeriggio di fare una sgambatina, ok? Quindi si parte subito alla grande. L'abbiamo scelta apposta, eh? C'erano degli altri orari che ci permettevano di arrivare sempre alle Canarie, ma ad orari sfasati. Sì, nel tardo pomeriggio, quindi con tutte le difficoltà del caso, poi per il trasferimento, l'arrivo in hotel, esatto. tante cose, sistema le biciclette, sistema... Invece esatto. Questo orario permetterà non solo la sgambata, ma anche di prendere possesso della camera in hotel, permetterà a coloro che decideranno, come è spesso avvenuto in passato, di noleggiare le biciclette direttamente, esatto. In loco, di andarle a ritirarle, di farle preparare, di adeguarle appunto per fare magari già un giretto nel primo pomeriggio. E questo è un plus assolutamente, perché comunque nell'economia di una settimana sapete che un'uscita in più piuttosto che un'uscita in meno, esattamente, fa la differenza. Esattamente. Con gli operativi aerei previsti da Ryanair da Bergamo per la Spalma, sia in andata che in ritorno, praticamente ci saranno 6 giornate piene intere con la possibilità di fare vacanza e uscita in bicicletta, e l'appendice del sabato pomeriggio d'arrivo per questa ipotetica sgambata, perché si immagina che tutti saranno carichi, non vedranno l'ora di montare in bicicletta, di fare e di sciogliere un attimino le gambe, giusto? Assolutamente. Benissimo. Sappiamo quindi, anche già dove andare. Immagino. Quindi ribadita la partenza da Bergamo, ribadita la Ryanair, che praticamente rimane una delle pochissime compagnie a volare direttamente dall'Italia sulle Canarie e su Gran Canaria nello specifico, la novità rispetto all'esperienza del 2019 e del 2020 è quella riguardante la sistemazione alberghiera. Ci spostiamo da Playa del Ingles a Maspalomas, pochi chilometri di differenza, ma la scelta è caduta sui bungalows Cordial Green Golf. È un complesso decisamente diverso dalla media delle strutture alberghiere di Gran Canaria, perché è un complesso che ricorda un piccolo villaggio con strutture basse, quindi non il solito albergone, immerso nel verde, adiacente al campo da golf di Gran Canaria Maspalomas, non distantissimo dalle spiagge e dal centro di Maspalomas, esatto. Quindi a livello di location assolutamente strategica. Oltretutto l'hotel mette a disposizione delle navette gratuite che collegano durante il giorno sia con la spiaggia di Maspalomas e la zona delle dune, sia col centro di Playa del Ingles, dove ci sono ovviamente tanti altri locali, i centri commerciali e quant'altro. Quindi strategico da tutto. Esatto, è un ragionamento valido per chi è ospite, chi magari vuole venire insieme a noi e non prevede l'attività ciclistica, esatto. E si vuole spostare la location. I cosiddetti accompagnatori potranno tranquillamente dare precedenza alla vacanza rilassante, balneare, alternando la vita da piscina all'interno della struttura. La struttura dispone di 2 piscine, di cui una riscaldata anche d'inverno, esatto. Ovviamente all'attività in spiaggia nella zona di Maspalomas, famosissima soprattutto per le sue dune, esatto. Scenografiche come poche altre in tutta la zona della Canaria. Tra l'altro è anche ristrutturato l'albergo. Assolutamente sì. Quindi, io sono stato nel 2018 e profondamente nel frattempo cambiato, l'hanno sì. Ristrutturato, hanno approfittato anche della pausa del 2020 per fare questa serie di lavori. Ottimo. Una cosa interessantissima è che appunto non parlando di una struttura alberghiera tradizionale con le solite camere, qui parliamo di bungalows che hanno una metratura molto importante, perché sfiorano quasi 40 metri quadrati suddivisi su 2 piani, quindi con la possibilità al pian terreno di dare una terrazza e un primo vano all'interno del quale c'è anche un angolo cottura, esatto. Quindi sfruttabile nel caso in cui uno abbia particolari esigenze. La camera da letto è al primo piano assieme al bagno, quindi gli spazi si dilatano. E cosa importante,
la bicicletta dorme con voi, cioè, esatto. Non c'è bisogno di lasciare in un deposito, per quanto possa essere controllato e al chiuso, ognuno potrà portare tutti i giorni la bicicletta nel proprio bungalow per fare magari piccoli lavori di manutenzione, ma soprattutto per tenerla in deposito in assoluta tranquillità. Quindi anche questo ci sembrava un aspetto diverso, sì, dalle precedenti occasioni e molto importante. Ripeto, partendo dal presupposto di dare la possibilità di soggiornare in una struttura confortevole, immersa nel verde, dando precedenza al relax. La struttura dispone all'interno ovviamente del ristorante, all'interno del quale verranno fatti la prima colazione la mattina e il trattamento di mezza pensione, tendenzialmente legato alla cena serale, sì. Chiederemo, come veniva in passato, anche la possibilità di alternarlo con il pranzo. Questi sono dettagli che vi saprò dire, esatto, brevemente. La cosa interessante è che magari uno rientra, che ne so, alle 4 alle 5 di pomeriggio, e prima di attendere magari il pasto serale, se si vuole fare una spaghettata o si vuole fare qualcosa, a differenza delle strutture dove eravamo prima, che necessariamente dovevi andare in un bar in un locale esterno, lì sul pronto al momento ti puoi fare, quindi direi tutti in camera da pit pronti per la spaghettata, assolutamente, spaghettata full time. È un dettaglio che ci è piaciuto molto in fase di realizzazione della vacanza e che quindi abbiamo accolto con molto piacere. Ma più che altro perché comunque l'esperienza della vacanza stessa, essendo tutti praticamente nello stesso quartiere, sullo stesso piano e a pochi metri uno dall'altro, cioè dalla finestra, proprio come si faceva una volta nelle case di un tempo, nelle strade chiuse, dal balcone ci si affaccia. Saluta e si chiacchiera, esattamente. Ci dava l'idea di essere più vicini, piuttosto che essere in uno di quegli alberghi classici tipici delle Canarie, che sono a 32 piani. Ma infatti, e ci si vede solo per là. Non dimentichiamo che uno degli scopi di questa training week, oltre a uscire in bicicletta, stancarsi il più possibile, rilassarsi al sole, è anche quello della convivialità. Assolutamente. Quindi questo tipo di struttura rispetto a tanti altri alberghi tradizionali dà il vantaggio proprio di avere un'atmosfera intrinseca che porta ovviamente allo stare in compagnia, al vedersi con maggiore frequenza e tutto il resto. Quindi ci è sembrata la scelta giusta, sia per come novità rispetto alle precedenti occasioni, ma sia soprattutto per dare questi valori aggiunti alla vacanza nella sua totalità. Sì, assolutamente. Esatto, quindi questi bungalow classic, grandi, dotati appunto di angolo cottura, quindi massima libertà, massima disponibilità. Il trattamento è quello di mezza pensione, quindi prima colazione la mattina prima di partire per le uscite e cena serale. Detto questo, come vi dicevo, la struttura ha già all'interno una serie di servizi tipo il mini market, tipo le piscine, per cui comunque vivibilissima anche per chi accompagnerà il ciclista del caso e farà più vacanza ovviamente da relax e da soggiorno, senza farsi mancare la comodità della vita da spiaggia. Assolutamente. Aggiungo, visto che era un dettaglio che è a corredo tipo dell'ammiraglia, una cosa di cui abbiamo veramente bisogno noi ciclisti, forse magari qualcuno non se ne rende conto, ma a fare più giorni in bicicletta arriva un punto che fra chilometri, dislivello e quant'altro, succede che le gambe possono un attimino sfarfallare, permettetemi questo termine un po' così rurale, e allora abbiamo anche un massaggiatore a supporto, quindi su richiesta per chi lo vuole, esatto, verrà ovviamente nelle nostre camere, certo, con la propria attrezzatura, e potremmo appunto
appunto usufruire di un servizio massaggi qualora qualcuno ne avesse bisogno. Esattamente. Non ci facciamo mancare nulla, non ci facciamo mancare. No, ripeto, una squadra di professionisti ci fa un baffo. Facciamo veramente i prof, siamo degli amatori professionisti in questa vacanza. Esatto. Questi 7 giorni trascorreranno alternando le uscite in bicicletta, ovviamente a un po' di relax, e si arriva, ai noi, al sabato successivo, il 26, allorquando a metà mattinata ci sarà il trasferimento organizzato su un bus riservato verso l'aeroporto di Las Palmas, e il volo di rientro ovviamente su Bergamo. Il volo di rientro è previsto in partenza alle 11 del mattino, con arrivi in Italia alle 16 locali, quindi darà la possibilità anche a tutti coloro che arriveranno da località abbastanza distanti da Bergamo di prevedere il rientro in serata, senza dover ripernottare nelle vicinanze dell'aeroporto, sempre ovviamente volato Ryanair. Quindi questo a grandi linee i dettagli tecnici della vacanza. Ci tengo ad evidenziare una serie di cose. Primi, nel pacchetto che vi verrà presentato e che tutti coloro che vorranno interessarsi ne avranno la possibilità mediante il sito PIT, oppure ovviamente contattandomi direttamente, vi lascerò prima della fine della diretta tutti i miei contatti. Ovviamente cosa incluso? Oltre il volo, il trasporto del bagaglio in stiva, il trasferimento, i 7 pernottamenti, il trattamento di mezza pensione. Ma valore aggiunto: 1, le uscite in bicicletta accompagnate da Fabrizio, che questo di cosa stiamo parlando? Okay. No. 2, come aveva già pago io. Come aveva già anticipato, ovviamente già dal 2 anni a questa parte abbiamo preso contatto con l'amico Roberto Quintana di Kamikaze Bike, che ci metterà a disposizione un'ammiraglia a tutti, che non, nulla ha da invidiare rispetto alle ammiraglie delle squadre professionistiche. Quindi con un tecnico e un autista, con tutta la parte meccanica sempre pronti ad intervenire per qualsiasi necessità. Certo. Ovviamente trasporterà tutte le vivande, tutti gli approvvigionamenti che serviranno durante queste uscite, e accompagnerà dall'inizio alla fine di ogni uscita. Esattamente. E come vi dicevo all'inizio, 6 giorni pieni di uscite in bicicletta, più l'anticipo, diciamo l'antipasto del sabato di arrivo, le uscite accompagnate dall'ammiraglia, dietro suggerimento e richiesta di Fabrizio, saranno 5, questo perché più o meno metà settimana 5, diciamo la sesta uscita è quella che tu definisci di scarico, che viene gestita in maniera molto più soft, e quindi non c'è bisogno di questa dell'intervento della ammiraglia. Sì, perché c'è un giorno, allora sono 4, sai Simo, perché se sono 6 giorni, no, 6 giorni pieni, 6 giorni pedalati, sì. Il primo giorno è domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, e okay, sabato si torna a casa. 2 giorni non ne abbiamo bisogno, quindi sono 4 giorni dell'ammiraglia, perché il primo giorno lo gestiamo fra di noi, perché è il giro di introduzione e non abbiamo bisogno dell'ammiraglia. Poi ci sarà un giorno di recupero dei 5 giorni, dei 6 giorni, quindi sono 4 giorni. No, mi sbaglio? Io con la matematica. A noi piace abbondare, a noi esatto, piace va abbondare. Bene, okay. Esattamente. Non no, quindi comunque l'aspetto più importante è il privilegio di avere un'ammiraglia che ti segue per tutti i chilometri, per tutte le uscite che verranno fatte, e che quindi ti dà tranquillità, sicurezza, nonché l'appoggio di cui avrete sicuramente bisogno. Ma poi giriamo in un paese straniero, giriamo in un paese che, per quanto l'isola può sembrare piccola, però insomma è piuttosto estesa, e conoscere tutti i posti, quelli insomma più giusti,
li sa una persona del posto, quindi esatto. Se dovessimo noi costruire il percorso, se dovessi farlo io alle Canarie, il percorso andrete a finire alla Betone, di sicuro, perché io mi perdo da Carpigiano a Modena, ho un senso dell'orientamento pari a zero, figuriamoci se devo fare da navigatore, quindi per questo. Oltretutto la struttura di Kamikaze Bike è, è come sempre a disposizione anche per suggerire degli itinerari pochino insoliti, fare una serie di percorsi non fatti in passato per dare comunque sempre delle novità. E poi aggiungo, il fatto dell'ammiraglia è estremamente importante, perché noi non vogliamo snaturare l'essenza della tua vacanza, nel senso, sappiamo bene che quando si va in salita, ognuno di noi, per quanto ci si possa raccontare aspettiamoci, andiamo piano, non dobbiamo fare la gara, eccetera eccetera, ognuno di noi ha molto spesso il proprio passo in salita. Ciò significa che c'è chi andrà un po' più veloce, c'è chi andrà un po' più piano, c'è chi ha il desiderio di fare una salita alla canna del gas, c'è chi ha il desiderio di farla e guardarsi intorno. Per questo motivo non vogliamo che uno si sacrifichi verso quello che vuole ottenere l'altro. Di conseguenza ognuno è libero di interpretare quella salita come crede. Ed il supporto dell'ammiraglia, questo è vantaggioso, perché nel momento in cui qualcuno ha bisogno, là davanti, in mezzo o dietro, c'è sempre la possibilità appunto di dialogare con l'ammiraglia ed avere l'assistenza in qualsiasi modo. Questo, insomma, è uno dei principali valori aggiunti della tipologia di training week che abbiamo studiato. E una volta che abbiamo trovato chi ci forniva il servizio richiesto, non l'abbiamo più mollato. Anche perché appunto non ponetevi dei limiti in quanto uno si possa ritenere magari non a livello, non serve nessun minimo requisito per poter partecipare, quindi può partecipare chiunque, ovviamente chi sia appassionato di ciclismo e che sappia che la vacanza ovviamente è incentrata sulle uscite in bicicletta. Sono delle uscite in bicicletta che chiaramente non prevedono un paio d'ore, si parte al mattino alle 9 ed è questo l'unico dato garantito, il rientro NP non previsto, cioè perlomeno un rientro ad una certa ora, quando abbiamo finito abbiamo finito, punto. Non ci poniamo assolutamente delle limitazioni, ma soprattutto dobbiamo divertirci. L'obiettivo era quello di far partire la gente tranquilla, di poter fare una settimana di intensi allenamenti, ma in assoluta scioltezza, a riparo di ogni problematica, dettata in buona parte dalla presenza di Fabrizio e in buona parte invece dalla presenza di questo servizio ammiraglio in grado di rassicurare tutti quanti e di dare il dovuto appoggio. Ma non ci sono mai stati dei problemi in questo senso, proprio perché abbiamo sempre lasciato massima libertà di interpretazione, quindi non vi sentite in dovere o in obbligo verso non vado forte abbastanza o la voglio interpretare, cioè non si vince un premio ad arrivare primi o ad arrivare ultimi, quindi uno deve intenderla esattamente come se la vuole proprio totalmente godere. Il tutto sempre nell'ottica di condividere questi momenti che vanno dal ciclismo al relax, allo stare in compagnia, al cenare tutti assieme e divertirsi il più possibile. Guardate intanto che zone che ci sono, ragazzi, sono qualcosa di ciclisticamente parlando straordinario. Nulla ovviamente è più bello dell'Italia, teniamolo sempre a mente che noi abbiamo un territorio che è la fine del mondo, però ciclisticamente parlando uno dei tanti sogni che abbiamo noi ciclisti, che vorremmo mettere nel nostro cassetto degli obiettivi, dei sogni da raggiungere, come ci può essere quello di fare, che ne so, la maratona
zona delle Dolomiti, un'altra delle cose che sicuramente attrae parecchio è appunto fare una vacanza, un full immersion con queste modalità, dove tu al centro sei il super ciclista, super coccolato, esatto. E fai quello che insomma ti verrebbe da desiderare tanto, perché vedi i professionisti farlo, come sarebbe bello. In questa occasione te la siamo puoi noi. Anche tirare un attimino. Un'altra cosa che volevo aggiungere è il dettaglio della bicicletta al seguito. Esattamente, stavo... Vuoi andare tu? Vado io. Esatto. Allora, chi vorrà portare la propria bicicletta, nessun problema, nel senso che Ryanair concede la possibilità di imbarcarla, ovviamente con un supplemento, però vado a Gran Canaria con la mia bicicletta, verrà imballata, come suggerirà poi a tempo, nei giusti tempi, da parte di Fabrizio, con le giuste... Facciamo un tutorial. Esattamente. Anche per quello. E c'è la possibilità, ripeto, pagando, di poterla portare. In passato è invece accaduto che molti dei ragazzi partecipanti abbiano preso contatti con delle organizzazioni locali, la stessa anche di Kamikaze Bike e quant'altro, per noleggiare per tutta la settimana una bicicletta. Là sono super specializzati, sono certo. abituati a ricevere squadre non solo di professionisti ma anche di cicloamatori da tutta Europa, per cui c'è una varietà di biciclette, di marche, di modelli che l'offerta è sterminata, a partire esatto. dalla bicicletta con i freni classici tradizionali a quelli a disco. L'unica cosa che vi dovrete portare da casa e che sarebbe opportuno fare, portarvi i vostri pedali. Ok? Vi portate i vostri pedali così siete sicuri esatto. di non avere nessun tipo di problema. Io aggiungo, questo è un piccolo dettaglio che mi permetto di darvi come informazione, magari portate la vostra sella. Ok? Capitate su una sella sulla quale non ci siete abituati, cosa succede? Passa del tempo per adattarsi a quel tipo di sellino, certo. e ormai la vacanza è già andata. Quindi meglio scartare questa problematica portandosi da casa la propria sella. Poi, siccome parliamo con dei professionisti del settore, se ci sono da fare le misure, da riportare le misure che avete già rilevato col vostro biomeccanico, non c'è nessun problema. La bicicletta sarà riportata esattamente esatto. come la vostra che avete a casa. Perfetto. Quindi il programma base è quello che vi è stato presentato, la brochure è già pronta, quindi da oggi pomeriggio in poi tutti quelli che vorranno richiederla potranno contattare Fabrizio o potranno contattare me, ve la invieremo praticamente in diretta. Sì. Sulla brochure ovviamente ci saranno tanti altri dettagli tecnici, ci saranno i prezzi, i vari supplementi previsti. Mi preme, visto il momento storico che stiamo attraversando, evidenziare alcune cose. Allora, innanzitutto, in questo momento, 15 ottobre 2021, per andare a Gran Canaria, oltre il solito passaporto o carta d'identità, è ovviamente obbligatorio essere in possesso del Green Pass. Ok? Senza il Green Pass non si va da nessuna parte, a cominciare dai paesi dell'Unione Europea. Prima della partenza si dovrà compilare un modulo online di ingresso in Spagna, richiesto dal Ministero della Salute spagnola. Si fa velocemente, brevemente, ma bisogna averlo pronto prima della partenza, anche perché verrà rilasciato un QR code che verrà poi richiesto dagli addetti aeroportuali nel momento in cui si atterra a Las Palmas. E prima... Questo lo prevedi tu, Simo? Lo faresti avere tu? Ognuno teoricamente se lo deve compilare, perché okay. vengono richiesti dei dati. Io darò tutte le indicazioni, okay. potrò in diretta assistere telefonicamente, visto d'accordo. Che parliamo su questa cosa, però ognuno deve fornire i propri dati, a cominciare da un indirizzo di posta elettronica personale, quindi mi è impossibile farlo. La stessa cosa verrà anche per il modulo di rimpatrio in Italia, che è sempre un modulo online richiesto in questo
questo caso dal governo italiano, che si può fare tranquillamente 48-72 ore prima del rientro in Italia, quindi verrà fatto direttamente a Gran Canaria, in cui verranno richiesti questi stessi dati. Quindi diciamo, okay, sono le formalità in questo momento indispensabili per prevedere un qualsiasi tipo di vacanza all'estero, nella fattispecie in Spagna e a Gran Canaria, però ripeto, senza questo tipo di documentazione la vacanza non è fattibile. Okay. Okay. Altro discorso, parte assicurativa. Premesso che si prenota con un largo anticipo e a volte purtroppo gli imprevisti sono dietro l'angolo, il mio forte consiglio è quello di valutare la stipula di un'assicurazione contro l'annullamento. Nella brochure troverete le indicazioni e anche le tariffe. Io ovviamente sarò a disposizione per dettagliare ulteriormente quanto specificato sulla locandina e sulla brochure, però ci tengo in modo particolare a evidenziare la valutazione di stipularla, sì, questo perché visti i tempi che corrono, mai dire mai. È una tipologia di assicurazione all risks, come viene definita, per cui copre sia per eventuali annullamenti dovuti a motivi di salute, di lavoro, comprese anche tutte le varie clausole Covid. E qui okay, non aggiungo okay, altro. Ok, ok. Altra, no, importante. Esatto, no, è importante perché purtroppo lavorandoci nel settore, ho visto in questo anno e mezzo quante volte sia purtroppo dovuta intervenire l'assicurazione a seguito di determinate problematiche, e quindi questo per evitare di non perdere tutto l'importo versato. Sì, se non sbaglio, Simone, copre anche un eventuale sinistro in Spagna, in bici? Questa è un'altra, è la seconda assicurazione ci tengo che prendiate in considerazione. È una tipologia di assicurazione di polizza solo sanitaria, che ovviamente copre per qualsiasi necessità e all'occorrenza in loco dovesse manifestarsi, sia dal punto di vista dell'assistenza sanitaria che da un punto di vista di ricovero, da un punto di vista di visite mediche specialistiche. Anche in queste nuove tipologie di assicurazione sono inserite le clausole Covid, visto che si va all'estero, visto, ripeto, il momento che stiamo attraversando, vi prego di tenerla in forte considerazione e di ipotizzarla nell'ambito dell'acquisto della vacanza, della training week. Questo ovviamente può essere evitata nel caso in cui personalmente abbiate già un tipo di polizza sottoscritta su base annuale tramite il vostro amico, parente, assicuratore, che copre ovviamente una parte sanitaria in Italia ma estendibile anche all'estero. In questo caso potete tranquillamente evitare la stipula di un'assicurazione data da un'assicurazione tipo AXA o tipo Mondial Assistance, ok? Quindi ripeto, tutte queste condizioni sono già inserite nella brochure e vi prego di prestare attenzione. Abbiamo un problema, Simone. Dimmi. Siamo stati troppo chiari. Non c'è una domanda. Arriveranno. Siamo stati troppo chiari. Nel senso che, no, a parte gli scherzi, no, chiedevano, questa la conosco, questa signorina, si chiama Sandra Beltrami, mi pare di conoscerla. Sì, mi dice qualcosa. Ciao Sandrina. Chiedeva se c'è qualcosa per gli accompagnatori, se c'è qualcosa per chi appunto fa da ospite in questa vacanza. Mi permetto di aggiungere io qualcosa, visto che l'esperienza è stata vissuta da parte di tante compagne, mogli, che hanno appunto accompagnato noi atleti. C'è veramente un sacco da fare, non soltanto per chi va in bicicletta, ci sono tanti posti, tante occasioni per vivere la giornata, ci sono tante spiagge da visitare,
veramente belle, che vale la pena di trascorrerci una giornata, così come può valere la pena stare in piscina, farsi una nuotata, prendere il sole. Ci sono tanti posti da poter visitare, quindi non è un'esclusiva solo per, esatto, ciclisti. No, aggiungo in quest'ottica che il Cordial Green Golf mette a disposizione anche un programma di intrattenimento e animazione abbastanza soft, ma voglio, proprio per permettere a chi farà una vacanza più rilassante tra la piscina e il mare di avere momenti diversi di svago, che comunque la collocazione della struttura in, praticamente in pieno centro Maspalomas, fa sì che a portata di piedi ci sia la possibilità di raggiungere, certo, locali, ristoranti, centri commerciali, negozietti e di tutto e di più. Quindi comunque c'è modo di movimentare la vacanza anche se non si fanno 100-120 km di bicicletta. No, assolutamente. E poi la sera comunque si continua, perché la movida è garantita. C'è un centro meraviglioso che abbiamo visitato l'anno scorso, dove abbiamo fatto un paio di serate, si chiama Jumbo, questo centro commerciale. Vabbè, insomma, non entriamo nei dettagli, magari se siete un po' degli smanettoni in internet andate a vedere che cosa fanno a questo centro commerciale Jumbo alla sera. C'è da divertirsi. Assolutamente. È carino, molto carino. Finisco la mia parte operativa con due annotazioni importantissime. Uno, i tempi limite di prenotazione. Esatto. Il problema principale nell'organizzazione di queste tipologie di attività di vacanze è quello della tariffa aerea, ovvero purtroppo le compagnie aeree non concedono più di bloccare una tariffa aerea per un certo numero di giorni di settimana, per cui ogni giorno la tariffa può cambiare. Quindi le tariffe che troverete sulla brochure ovviamente sono aggiornate in base alle quotazioni aeree attualmente previste da Ryanair, che però già da fra un'ora, un giorno, una settimana varieranno. Quindi sarebbe ideale che tutti coloro che saranno interessati a partecipare dessero conferma nel giro di una settimana al massimo, quindi entro il 22 di ottobre. Se questa data, come scritto sul volantino, fosse anche entro il 20 di ottobre, ancora meglio. Questo per evitare di dover aggiungere dei piccoli supplementi dettati ad un aumento tariffario aereo. Altra cosa, ma qui credo che non ci saranno problemi, ovviamente per concretizzare il tutto è richiesto un numero minimo di ciclisti partecipanti, che è dato da numero 16. Sì, esatto. Quindi ovviamente nel momento in cui ci saranno 16 ciclisti partecipanti, ovviamente il viaggio viene definitivamente confermato. Non abbiamo mai avuto di questi problemi, ma era giusto specificarlo, certo, e sottolinearlo. Certo. C'è una domanda da parte di Alessio Fumagalli, che saluto. Che conosciamo. Ciao, come Alessio. Salutiamo ovviamente tutti gli amici. Anzi, c'è un'affermazione da Raffaella Grosso, che salutiamo, e dice: siamo senza parole, è tutto stupendo. Guarda, non sono soltanto parole, sono fatti concreti. Ci sono tanti ragazzi appunto che hanno partecipato, è un'esperienza veramente fantastica, ci si diverte un botto, ma veramente tanto. Alessio ci chiedeva, l'avevamo già onestamente prevista questa variante, il fatto di poter, visto che c'è un po' fame di vacanze, sì, abbiamo un'astinenza da ferie troppo profonda. Questo Covid ci ha fatto riemergere la voglia di stare fuori, di vivere, esatto, di fare delle esperienze. Abbiamo pensato anche a questo, non abbiamo tralasciato l'eventualità, l'ipotesi di allungare, esatto, prolungare la vacanza. Allora, ce l'abbiamo? Assolutamente sì, l'accendiamo. Ryanair permetterà un rientro anche il martedì successivo, parliamo del primo di marzo, ok? Quindi per coloro che avranno
tempo e voglia di farsi 3 giorni pieni di vacanza in più, ci sarà questa opportunità, rientrando anziché il sabato 26, il martedì 1 di marzo, sempre su Bergamo, sempre con Ryanair. Attenzione, l'operativo del volo di rientro del martedì prevede un arrivo verso mezzanotte a Bergamo, quindi di conseguenza ci sarà poi da valutare e da organizzare il rientro presso il proprio domicilio. Però c'è questa possibilità, che quindi concederà 3 giorni pieni e mezzo, tesi, e mezzo. Di vacanza, ovviamente, e in questi 3 giorni ovviamente saranno molto più liberi rispetto ai precedenti 7, nel senso che, siccome non abbiamo idea di quante persone avranno questa opportunità, ovviamente non abbiamo previsto la presenza di una ammiraglia, la presenza di un allenamenti guidati magari da Pit, per cui saranno fondamentalmente 3 giorni di hotel con la possibilità di uscire in bicicletta in maniera autonoma, ok, certo, e personalizzata, certo. Però ovviamente pernottando sempre all'interno del Cordial Green Golf e avendo il volo di rientro posticipato sul 1 di marzo anziché su sabato 26 di febbraio. Dopo, ovviamente, in base al numero di persone, certo, che dovessero abbracciare questa piacevole alternativa, vorrei dire, poi si potrà invece pensare di chiedere all'amico Quintana all'ammiraglia per qualche proseguire. È ovviamente molto in funzione del numero delle persone che dovessero rimanere e prolungare il soggiorno a Gran Canaria. Signorelli Pietro ci fa una domanda rivolta a me. Ciao Pete, mediamente quanti chilometri sono le uscite e quanto il dislivello? Hai da scrivere? Hai tempo? Hai qualcuno che ti aspetta a casa in albergo? Ok, allora dobbiamo dimenticarci di fissare una data di rientro, ok? Questo è lo spirito della nostra uscita. Non dobbiamo avere e porci dei limiti come lo facciamo tutto l'anno per tutte le settimane. Sappiamo che possiamo uscire un'ora, abbiamo un'ora e 22 minuti,30, dobbiamo essere a casa, se no la cena si raffredda, la moglie si incavola e i figli devono essere portati a... Allora, sappiamo che partiamo alle 9, ho fatto un passaggio prima su questo, e mediamente, adesso per risponderti, ovviamente minimo fino alle 3 non si rientra, quindi hai già capito di che cosa si sta parlando in termini di ore di bici. Ciò non significa che sono tutte ore a gas aperto, ovviamente per ogni salita molto spesso, tanto spesso ci si ferma, ci si aspetta, si fanno le foto, si mangia, si beve, eccetera eccetera. Non è che uno fa 120 chilometri di cui 118 sempre sulla bici full gas, no, ci sono tanti momenti in cui appunto c'è la possibilità di fermarsi. Se c'è della differenza fra un atleta e un'altra e un altro, pensa che ci sono delle persone che magari sono già arrivate in cima, non si vogliono fermare o vogliono attendere gli altri che arrivano, possono scendere ancora e riaccompagnare quelli che sono leggermente più in ritardo, oppure possono fare un altro pezzo di salita su e poi rientrano ancora per trovarsi tutti quanti insieme allo stesso posto. E ci sono le due uscite, quelle considerate come d'ingresso il primo giorno che si arriva e quella di recupero, sono le uscite più tranquille, penso siano 60-70 km con un migliaio di metri di dislivello, così in scioltezza. Ecco, tanto per dirti di che cosa stiamo parlando. E poi c'è un gruppo, l'Etna Sicily, se non sbaglio, o Sicily, non so come si possa pronunciare. Sicily, direi che può andare. Sicily? Sì. Sicily, ok. Se vogliamo. Benissimo, dice Pete, ma uno stage in Sicilia, in special modo sull'Etna, a quando? Non la scherziamo questa possibilità e eventualità, noi le prendiamo tutte in considerazione, perché no? Direi che potrebbe essere ideale per una sessione autunnale, bella questa potrebbe essere molto interessante, esatto, prima di depositare definitivamente la bici, esatto. Alla fine della prossima stagione potrebbe essere prima che nevichi, esattamente, anni... fare una reunion, esatto. In Sicily, esatto. Ok, benissimo. Allora, Signorelli dice: peccato
di salite. Di solito mi faccio tirare il collo. Vabbè, insomma, c'è per tutti i gusti, sì, Pietro. Sì, sì. Non dobbiamo metterci delle limitazioni o porci dei limiti o dei vincoli sul fatto potrò mai andarci, sarò mai all'altezza. Questo dimenticatelo assolutamente, perché è per tutti questa vacanza, ok? Simo, direi che secondo me abbiamo detto tutto, abbiamo detto lasciamo le indicazioni. Aspetta un attimo, c'è qualcuno che vorrebbe dire qualcosa? No, questa è una figata, Dai, un po' di smanetta. Sì, ci sta. Un po' di smanetta qua sopra. Va bene, ragazzi. Quindi il programma. Il programma verrà caricato. Verrà caricata sopra alla pagina, quindi la troverete subito dopo questa diretta con tutti i dettagli. E alla fine del programma e dei dettagli trovate i miei riferimenti per contattarmi via mail o telefonicamente. Esatto. Ho anch'io la mia pagina Facebook che è Destination Manager di Simone Grazzi, però ovviamente credo che se avrete la necessità di chiedere informazioni, procedere con le conferme, possiamo sentirci telefonicamente oppure mi scrivete due righe di mail, che è sempre la soluzione più ideale, anche perché poi avrò bisogno di chiedere dei dati personali e quindi è meglio che se ci si scrive. Anche per chi ha dei problemi di intolleranze alimentari, possiamo ovviamente sentire un trattamento per chi magari è celiaco e ha bisogno di avere un certo tipo di alimentazione, possiamo ovviamente provvedere a fare assolutamente con più il vantaggio dell'angolo cottura all'interno di ogni bungalow, che quindi uno si può fare le proprie cose. Benissimo, ragazzi, allora questa puntata l'abbiamo interamente dedicata all'aspetto vacanziero, speriamo di avervi portato se non altro un po' di buon umore, di avervi fatto sognare solo per ora, perché poi andrà concretizzato questo piacevolissimo sogno. Mi piace anche pensare al tempo di attesa. Sai quando decidi di fare una cosa, l'hai battezzata, l'hai messa nel mirino e dici sì, la faccio, il prossimo anno veramente ci vado, è troppo tempo che procrastino questo appuntamento, è arrivato il momento di dire oh, finalmente ci vado, e già scatta quella molla di quel gusto dell'attesa che c'è da qui al momento in cui si parte, perché sembra quasi una cosa come messa in piedi per magia. L'attesa del viaggio è meraviglioso, il viaggio stesso. Esatto. Poi abbiamo una chat, pensate che è in piedi da quando siamo partiti la prima volta nel 2019 per le Canarie. Abbiamo un gruppo di amici che è sempre rimasto unito, coeso, ed è sempre più forte, lo dico in vari interventi, ogni settimana ci sentiamo sempre, ci vediamo sempre tramite le piattaforme digitali, e questo continua ancora al di là di quello che è stato l'episodio della vacanza stessa. Sì, sì. Siamo diventati veramente un gruppo di amici. Tutti i giorni ci sono sempre degli scambi, e ogni lunedì noi ci troviamo per questa nostra chat per sentire un po', insomma, le cose come vanno, come si trascorre il tempo. E quindi tutti non vedono l'ora di accogliere nuove persone. Ok, benissimo, ragazzi, noi vi ringraziamo. Simo, grazie mille, sei stato come sempre super esaustivo. Salutiamo Davide dalla regia, salutiamo tutti quanti voi, vi auguriamo un buon fine settimana, noi ci vediamo tutti i giorni sui nostri canali social e la prossima settimana al punto del venerdì. Ciao a tutti, buon weekend. Ciao.